Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6, edizione della sera. In apertura alla cronaca che ci porta fuori regione, un vile episodio di razzismo a Roma contro un atleta dell'Amicacci Giulianova, la società abruzzese di basket in carrozzina. Beatrice Ion, cestista e studentessa dell'Università di Teramo, ci ha raccontato che cosa è successo. Ascoltiamola. Non mi era mai successa una cosa del genere. Mi era capitato per la mia disabilità, infatti anche lui ha sottolineato il fatto che io fossi non disabile ma handicappata e così via. Quello mi era successo, ma per la mia nazionalità mai. Ancora un aberrante episodio di razzismo. È successo di nuovo, questa volta a Roma. Protagonisti involontari di questo episodio sono Beatrice Ion e la sua famiglia. Beatrice, 22 anni, è una giocatrice di basket in carrozzina, cestista dell'Amicacci di Giulianova e stella della nazionale italiana. La ragazza, studentessa dell'Università di Teramo, si è ritrovata in una discussione coi vicini di casa riguardo biciclette parcheggiate a ridosso della sua auto che le complicavano le manovre in sedia a rotelle. Un pretesto questo per gli insulti razzisti perché Beatrice è di origine rumena. Mio papà ha beccato i vicini che stavano entrando in casa quando rientrava e gli ha detto: "Guarda, per favore non poggiate più le macchine, le biciclette sulla macchina di mia figlia perché è in carrozzina, ha una disabilità e se deve uscire di casa e le vostre bici sono sulla macchina, lei ovviamente fa fatica, non può spostare le vostre bici". E loro in quel momento hanno cominciato ad insultare mio papà e anche noi con insulti principalmente a scopo razziale, del tipo: "Tornatevene al vostro paese, chi vi credete di essere, non siete gli italiani, che pensate di avere dei diritti qui", cose del genere. Non solo insulti, i razzisti sono poi tornati alla carica, mandando il padre della ragazza in ospedale. La questione era finita lì, solo che poi è arrivato un loro amico parente che noi non avevamo mai visto e voleva entrare nel giardino di casa nostra per prendersela con me e mia mamma. Mio papà stava rientrando dalla sua passeggiata perché dopo è andato a fare una passeggiata e appena visto mio padre gli ha tirato una capocciata e l'ha presa a pugni senza il minimo motivo, non sapevamo chi fosse. E poi noi ovviamente quando lui è scappato via abbiamo chiamato polizia e ambulanza, anzi carabinieri e ambulanza. Papà l'abbiamo portato all'ospedale, anzi l'ambulanza l'ha portato all'ospedale, ha uno zigomo rotto, un dente rotto, e vari ematomi in viso, entrambi gli occhi neri, e sta prendendo vari antidolorifici. Dovrà fare delle visite per vedere come muoversi, perché sicuramente lo zigomo andrà operato perché bisogna ricostruirlo, perché ha proprio un buco qua, è proprio sceso. Per fortuna però non è solo l'ennesima storia di razzismo, ma è anche una storia di solidarietà, tanta la vicinanza espressa alla ragazza e alla sua famiglia, in primis da parte della società sportiva. Ho ricevuto veramente tanta solidarietà e onestamente non me l'aspettavo. E gli Amicacci, la mia società, è stata super solidale dall'inizio, mi hanno contattato, mi hanno chiesto come stavano, ho condiviso la storia ovunque, e sono dalla mia parte, quindi posso solo che ringraziarli loro e tutte le persone che mi hanno dato tanto supporto in questo momento non molto semplice. È la prima volta che accade un episodio del genere in 16 anni di vita in Italia, racconta Beatrice, che comunque non ha perso il sorriso nonostante la violenza gratuita subita. Dispiace quando succede una cosa del genere perché vieni giudicato per la tua nazionalità e non magari per quello che tu puoi essere. Non ha senso piangersi addosso. Però quello che io posso fare è fare luce su questa questione. Sicuramente il razzismo non finirà perché una persona ne parla, però magari due o tre persone si. Apprendendo quello che è successo, magari capiranno che non è giusto e magari cambieranno idea, no? Torniamo in Abruzzo. Il consigliere regionale Antonio Blasioli ha preparato una interpellanza per chiedere alla giunta regionale i motivi per cui l'utilizzo della workstation per le diagnosi da Covid-19 non ha portato ad un notevole aumento di tamponi processati. Andrea Costantini.
La workstation della ASL di Pescara avrebbe dovuto processare fino a 2.400 tamponi al giorno ed invece è quasi ferma. È la denuncia del consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che sulla vicenda ha preparato una interpellanza alla giunta regionale. Lo stesso Blasioli ripercorre la cronistoria del macchinario che, acquistato tramite delibera dello scorso 2 aprile al prezzo di 120.000 euro, avrebbe dovuto potenziare in maniera considerevole le diagnosi dei contagi da Covid-19 nella unità operativa complessa di virologia e microbiologia del presidio ospedaliero di Pescara, che è anche centro di riferimento individuato dalla Regione Abruzzo per la diagnostica virologica da SARS-CoV-2. Dopo un periodo lungo di rodaggio, la workstation è entrata in funzione il 21 maggio. È indispensabile capire, fa notare Blasioli, perché usciti dall'emergenza non sia cresciuto il numero di tamponi lavorati dall'unità operativa complessa e perché solo a luglio si sia pubblicato un bando per le forniture dei reagenti che, se fatto per tempo, avrebbe consentito di effettuare una campagna sulla popolazione per capire come procedere. Con una delibera di maggio, prosegue Blasioli, la ASL di Pescara spendeva 550.000 euro per acquistare 20.000 test dalla Opentrons da effettuare. Secondo quanto ipotizzato dallo stesso direttore dell'unità operativa complessa Paolo Fazzi, a tappeto sul personale e i soggetti più esposti e sulla comunità. Non è difficile capire che tale quantità fosse sufficiente per un periodo limitato. Inoltre la ASL ha indetto solo a fine giugno, con la delibera 782 del 26/6/2020, una procedura a evidenza pubblica per la fornitura di sistemi analitici e prodotti per diverse tipologie di esami destinati all'unità operativa complessa. Un atto per i reagenti, ma che autorizza anche una proroga per i fornitori attuali in caso l'iter si fosse concluso oltre la scadenza dei contratti. Perché, nonostante da maggio sia aumentata la necessità di effettuare un numero più ampio di tamponi, anche in virtù delle convenzioni in essere con la casa di cura Villa Serena e di quelle con la Pescara Calcio, stanti le potenzialità della workstation, non è parimenti aumentato il numero di tamponi effettuati? Mancavano i reagenti per le varie tipologie di esami? O il personale dell'unità operativa non era sufficiente a garantire i 2.400 tamponi ipotizzati? E infine, come ci si regolerà per il futuro? Certo è, conclude Blasioli, che non è possibile perdere tanto tempo e risparmiare risorse sulla prevenzione quando c'è di mezzo la salute della comunità. Ed a proposito dell'emergenza sanitaria, ecco qual è la situazione ad oggi in Abruzzo. Due nuovi positivi al Covid-19 e nessun decesso a causa del virus nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Entrambi i casi di oggi si riferiscono alla provincia di Pescara. Attualmente i positivi nella regione sono 147, di cui 25 ricoverati in terapia non intensiva e 122 in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nessuno tra coloro che sono affetti da coronavirus e al momento ricoverato in terapia intensiva. Finora in Abruzzo sono stati effettuati 114.219 test che hanno permesso di riscontrare dall'inizio dell'emergenza ad oggi 3.323 contagi. Questi i numeri forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela Sanitaria dell'Assessorato Regionale alla Sanità. Andiamo avanti col nostro telegiornale. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, denuncia una situazione insostenibile al distretto sanitario di base della ASL Montesilvano. Vediamo perché nel servizio di Paolo Renzetti. Pettinari, siamo nei pressi del distretto sanitario di Montesilvano. Lei oggi denuncia delle problematiche che riguardano la struttura e anche gli utenti che si recano quotidianamente presso questo distretto della ASL. Sì, intanto siamo tornati qui per l'ennesima volta con la nostra consigliere Paola Ballarini per denunciare criticità enormi. Qui oggi è sabato, ma nei giorni feriali abbiamo una fila di 80-90 persone in attesa sotto al sole per poter accedere al distretto. Un distretto fatiscente, non a norma, con stanze piccole, anguste, dove infermieri, operatori sociosanitari e medici non riescono più a operare, fili volanti, addirittura qualcuno ci ha raccontato che si sentivano passeggiare anche topi sulla controsoffittatura, un distretto fatiscente che a mio avviso andrebbe chiuso e trasferito tutto nel nuovo distretto, perché qui il dramma qual è? Che in questo distretto paghiamo l'affitto, oltre 10.000 euro al mese di affitto, poi
poi c'è un nuovo distretto realizzato, inaugurato dal centrodestra un anno fa e non messo in funzione, perché la maggior parte dei servizi rimangono qui. Quindi noi chiediamo di ultimare immediatamente i lavori, perché qui si hanno fatto una inaugurazione senza aver ultimato i lavori, è vergognoso, e di trasferire tutti i servizi in quel distretto. Poi qui dobbiamo registrare che tante branche specialistiche sono ancora sospese, non sono riattivate, tipo l'odontoiatria è chiusa, è sospesa, non sono riattivate. Tante altre sono state riattivate parzialmente, perché mentre prima prendevano l'appuntamento uno ogni 20 minuti, adesso uno ogni ora, quindi immaginate come si allungano le liste attesa. Quindi faccio un esempio concreto, un cittadino che aveva programmato la visita 9 mesi fa, che se l'è vista sospesa per il coronavirus, viene qui, rischia di essere rimandato indietro perché non stanno riposizionando tutte le visite. Quindi tutto ciò che cosa causa? Che l'utenza inevitabilmente si reca presso il pronto soccorso, ingolfa il pronto soccorso, ingolfa i reparti e i nostri ospedali stanno collassando nuovamente. Questo è tutto il contrario di cosa dovrebbe fare la Regione. La Regione ha detto di voler potenziare la medicina territoriale, perché qui si fa prevenzione, invece stanno lasciando in abbandono la medicina territoriale. Tutto poi entra in imbuto in ospedale. Questo è vergognoso, è la visione miope, quella che noi contrastiamo, di un centrodestra che in continuità col centrosinistra non ha fatto nient'altro che abbandonare il territorio, abbandonare la medicina territoriale, abbandonare la sanità. Avranno notato gli abitanti della costa teramana e pescarese che è tornato l'incubo traffico che ha paralizzato la statale, e questo perché sulla 14, oltre ai numerosi cantieri ancora presenti, c'è stato un incidente, un'auto in fiamme, ma la situazione adesso pare sbloccata perché è stato riaperto il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara Nord della A14 in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa di un'autovettura in fiamme all'altezza del chilometro 358 all'interno della galleria Pianacce. Attualmente sul posto si circola su una corsia verso nord e una verso sud e si registrano svariati chilometri di coda. La cooperativa sociale Aurora Valori e Sapori, gestore del parco di Villa De Risis, ha presentato l'iniziativa Parco del Benessere con il mercato delle meraviglie, appuntamento settimanale con artigiani, artisti e aziende agricole del territorio. Previste altre iniziative, vediamo quali nel servizio. Il lavoro più grande è, diciamo, la bomboniera del parco che abbiamo voluto regalare alla città di Pescara, è sicuramente il giardino sensoriale, un'opera importante, imponente, che abbiamo potuto realizzare anche grazie a diversi sponsor, in particolare alla Univet di Brescia, che 2 anni fa ha conosciuto il nostro progetto e l'ha abbracciato completamente. Il giardino sensoriale è un'opera unica, ancora oggi, io dico purtroppo, in Abruzzo opera unica, meta di tanti pellegrinaggi, di bambini, delle scuole elementari, ma anche di persone affette da Alzheimer o altre malattie di demenza senile. Veramente un'opera importante che invito a tutti a visitare. E poi c'è questo mercato delle meraviglie che avete presentato oggi. Sì, nell'ambito di un progetto di implementazione della gestione del parco, che si chiama il Parco del Benessere, abbiamo voluto portare all'attenzione della città di Pescara quello che secondo noi forse è un tema fondamentale: la rieducazione all'alimentazione. Come possiamo farlo se non dal vivo, se non facendo toccare proprio dalle mani dei bambini, delle persone, i prodotti della nostra agricoltura locale, quindi ritornare ai prodotti della nostra terra. Quindi ci sarà tutti i venerdì dalle 5:30 alle 10, almeno in tutta l'estate, poi vedremo in autunno, una serie di stand con prodotti della terra, ma anche artigiane, che faranno rivedere e riscoprire ai bambini e ai visitatori come si lavorava un tempo. Sicuramente il Parco De Risis è un fiore all'occhiello per il nostro comune. Questa nuova iniziativa, che porterà ogni settimana, ogni venerdì, dei mercatini, che sarà soltanto testimonianza di prodotti locali, soprattutto sarà il fiore all'occhiello per questo parco, che già di per sé è un parco stupendo, vissuto molto dai ragazzini, dalle famiglie, dai nonni. Sappiamo benissimo che periodo abbiamo attraversato, però adesso rivedere questo parco vivo è una grande soddisfazione. Ci abbiamo lavorato molto, ma ci siamo riusciti.
Siamo così giunti allo sport, parliamo di calcio, calcio di Serie B. È cominciata con un pareggio l'esperienza di Andrea Sottil sulla panchina del Pescara. Il Delfino ieri sera era in vantaggio di 2 gol sul Perugia, ma poi si è fatto rimontare dalla squadra in trasferta e adesso la zona play-out è a solo 1 punto di distanza. Vediamo il resoconto della partita nel servizio. Non riesce l'allievo Sottil di battere il maestro Cosmi, finisce 2-2 all'Adriatico tra Pescara e Perugia in un match che ha regalato grandi emozioni, soprattutto nel primo tempo, con Fiorillo e compagni avanti di 2 reti prima della rimonta umbra. Ora la classifica inizia a far paura con la zona playout, distante appena 1 punto, il neotecnico biancazzurro propone il Delfino con il 4-3-3, in difesa spazio a Zappa, Drudi, Bettel e Balzano, a centrocampo si rivede Palmiero, mentre in avanti c'è Pucciarelli al fianco di Galano e Maniero, questo il Pescara schierato da Sottil. Il Perugia dei tanti ex senza Sgarbi e Falzerano squalificati risponde con il 3-5-2, si parte agli ordini di Prontera di Bologna ed il Pescara il primo a fondo passa grazie ad un eurogol di Galano che mette la palla all'incrocio dei 30 metri. 13esima rete stagionale per il bomber pugliese che riscatta qualche prova non brillantissima, gli ospiti non ci stanno e si rovesciano in avanti. Al 14esimo Fiorillo dice no al colpo di testa di Melchiorri con la palla che tocca anche il palo. Al 16esimo l'ex Carrano raro per gli umbri su azione forse viziata da un fallo ancora di testa in area a divorarsi il gol del pareggio. Le squadre attaccano a buon ritmo con il Pescara che prova ancora a far male agli umbri, ma al 18esimo Galano parte sul filo del fuorigioco, si presenta davanti a Vicario e mette incredibilmente al lato con Busellato tutto solo a centro area. Gara che non lascia un attimo di pausa alle poche decine di persone presenti sulle tribune con il Pescara che poi al 23esimo trova il raddoppio con il cross dalla sinistra di Balzano e la perfetta incornata di Maniero che non lascia scampo a Vicario. Pescara 2, Perugia 0. Sembra mettersi in discesa la gara per gli abruzzesi, anche se poi non sarà così, con il Delfino che continua così a spingere, non pago però del 2-0. I biancazzurri approfittano degli spazi lasciati dalla squadra di Cosmi e al 27esimo Vicario dice per 2 volte no agli avanti di casa con Pucciarelli e Maniero che falliscono clamorosamente il tris. Gara palpitante, visto che poi al 40esimo Mazzocchi in area abruzzese mette al lato di un soffio e un campanello d'allarme, visto che al 42esimo Iemmello di testa dopo la traversa mette il pallone in rete in posizione che sembra di fuorigioco. Ma il veleno è nella coda del primo tempo perché al 48esimo Buonaiuto in posizione anche questa dubbia fa 2-2, incredibile ma vero all'Adriatico con il primo tempo che si chiude così in parità. Nella ripresa avvio sottotono per i padroni di casa ancora sotto shock dopo le 2 reti subite sul finale di primo tempo. I biancazzurri ci provano al 12esimo Mushai da prima del limite mette al lato, al 13esimo doppio cambio nel Pescara con Bocic e Crecco al posto di Pucciarelli e Palmiero. L'occasione più clamorosa capita al 15esimo al Perugia con Crecco che rischia il clamoroso autogol con la palla che si stampa sul palo dopo il tocco di Fiorillo. Il match resta aperto con le due squadre che però rispetto al primo tempo tirano un po' il freno. Si arriva così al 33esimo quando Melchiorre se ne va sul filo del fuorigioco e davanti a Fiorillo mette però al lato. A 10 minuti dal termine spazio nel Pescara Bruno e Del Grosso per Memusciai e Balzano con la formazione di casa che cerca di congelare il risultato. Non accadrà più nulla, parità con il pensiero che per i biancazzurri va alla gara di lunedì a Venezia. Ed è soddisfatto a metà il presidente del Pescara Daniele Sebastiani dopo il pareggio interno di ieri. Il massimo dirigente biancazzurro ha parlato anche dell'esordio in panchina di Sottil, mentre per la questione riapertura stadi ha detto non ci sono novità imminenti. Siamo riusciti a metterne dentro solo 2 e poi su 2 palle così che vagavano nell'area di rigore abbiamo preso 2 gol, però poi nel secondo tempo il Perugia ha giocato sicuramente un pochino meglio rispetto a noi. Credo che tutto sommato il risultato alla fine sia giusto, però noi prendiamoci per buono quello che abbiamo fatto e ripartiamo da qui. Quando si rivedranno le partite ci si accorgerà che abbiamo preso un gol in fuorigioco, però non lo dovevamo prendere, tutto qua, quindi abbiamo sbagliato qualcosa noi, come succede spesso quest'anno, però prendiamoci quello che abbiamo fatto di buono e cerchiamo di riportarlo lunedì a Venezia, perché credo che se giochiamo con questa determinazione, questa cattiveria, possiamo giocare tranquillamente contro tutti. Come ha visto il Pescara di Sottil? Ah, ripeto, il primo tempo molto bene, poi nella ripresa siamo anche un po' calati fisicamente perché comunque cominci a fare 2 o 3 partite, 2 partite alla settimana sicuramente non è semplice, però devo dire che
credo che abbia iniziato col piede giusto. E intanto non ci siamo nei play-out, quindi guardiamo l'aspetto positivo, non quello negativo. Già lunedì abbiamo uno scontro diretto contro il Venezia e cercheremo di fare il meglio possibile. Preoccupato il presidente Sebastiani? Non è facilissimo per nessuno, perché se andiamo a vedere le partite che restano, di quelle che sono più o meno nella stessa nostra posizione, sono tanti scontri diretti, e il Perugia stesso ha una serie di scontri diretti che però se tu vuoi salvare devi cercare di fare risultato, quindi così come lo dobbiamo fare noi, dobbiamo fare gli altri, noi cerchiamo, guardiamo in casa nostra e cerchiamo di fare il meglio possibile. Bisogna cercare di non perdere sicuramente, come diceva Giorgio, no? Bisogna cercare di vincere, ma stando attento a non perdere, quindi andiamo a Venezia consapevoli della nostra forza, però dobbiamo avere massimo rispetto degli avversari e quindi cercare di fare la partita per come la vogliamo fare noi. Vedendo Melchiorri e Iemmello nel Perugia giocare così direi bene, soprattutto Iemmello ma anche Melchiorri, cresce il rammarico per non essere riusciti, ci avete provato fino all'ultimo secondo del mercato di portare a Pescara uno dei due attaccanti? Sì, però sono due attaccanti forti, lo sapevamo, non è che ci deve dire qualcuno che Iemmello e Melchiorri sono forti. Ci sono novità per una possibile apertura dello stadio almeno agli abbonati? Non ancora, non ci sono novità, ad oggi non ci sono novità, ma credo che sarà difficile avere delle novità da qui alla fine del campionato, perché non si muove nulla, quindi credo che rimarremo così fino alla fine. Ospite questa mattina nel corso dell'inaugurazione del Palatenda di Pianella è il tecnico del Pescara, Andrea Sottil, è tornato anche lui sulla gara di ieri, ha parlato anche del legame che unisce il figlio Riccardo alla città. Ma per me l'obiettivo principale è salvare la squadra e portare a casa la stagione, mantenere la categoria, che è una cosa fondamentale, poi per il resto vedremo, non è nei miei pensieri, certamente non nascondo che mi piacerebbe continuare, ci mancherebbe altro. Per me è un'occasione importantissima allenare il Pescara, consapevole che è una situazione abbastanza particolare, però sono venuto con grande determinazione, sono convinto che possiamo raggiungere l'obiettivo. Ieri poteva andare meglio, però siamo già pronti e proiettati per Venezia. Riccardo è molto legato a Pescara e sarebbe venuto ben volentieri, ma la Fiorentina ha fatto altre scelte, insomma, quindi lui qui è stato veramente veramente bene. Quando ero ragazzino e io queste strutture qua le sognavo, perché sono un 74, quindi giocavo nella provincia di Torino, i campi erano in terra e alle volte anche in pietrisco, quindi complimenti a queste iniziative veramente, soprattutto per lo sport, che penso che sia bellissimo, aggregativo, formativo, e sicuramente vedere questi progetti è una cosa molto molto importante, complimenti a sindaco e consiglieri veramente. Continuiamo a parlare di calcio, ma cambiamo categoria. Il campionato di Serie D inizierà il prossimo 27 settembre e l'Avezzano farà il possibile per parteciparvi, percorrendo le strade del ripescaggio e del ricorso al TAR. Ripescaggio cui la società può concorrere nonostante la penalizzazione subita due stagioni fa. Vediamo. L'Avezzano vuole la Serie D e il presidente Gianni Paris percorre le due strade possibili. Da un lato il ricorso alla giustizia amministrativa, dall'altro la domanda di ripescaggio. Abbiamo notificato e scritto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e martedì prossimo depositeremo, grazie all'aiuto di tutti, degli sponsor in particolare e dei collaboratori della società e del vicepresidente, la domanda di ripescaggio per riavere quello che ci è stato tolto ingiustamente, anche attraverso il ripescaggio eventualmente, che è la Serie 3. Ieri il TAR ha respinto l'istanza di sospensiva della delibera con cui il Consiglio federale ha ratificato la retrocessione della società marsicana, ma la partita si giocherà con l'udienza di merito del prossimo 27 luglio. Io credo che non ci sia nessun 1-0 a favore della federazione, ma credo che sia appunto un confronto alla pari, perché crediamo che siano stati lesi gli interessi legittimi dell'Avezzano Calcio e
come sostenevo, c'è stato sia un danno economico che un danno legato a quello che è il maggior cosiddetto danno emergente, quindi ulteriori spese che si determinano da questa situazione, che poi ci crea ovviamente sconquassi con una doppia iscrizione, perché poi nella settimana che sarà successiva faremo anche l'iscrizione in eccellenza, ma speriamo di non doverci neanche pensare troppo. Il presidente Paris poi replica alle voci relative all'impossibilità di chiedere il ripescaggio a causa di un presunto illecito relativo al caso Tortora, che comportò 3 punti di penalizzazione nel campionato 2018-2019. Noi abbiamo tutti i diritti di essere ripescati, perché il caso Tortora, quei 3 punti e quindi l'accordo economico federale rispetto all'accordo economico di diritto civile non rappresenta una ipotesi di illecito sportivo in senso stretto. Tutt'al più ci sarà una decurtazione di punti rispetto al nostro punteggio federale, che potrà essere di massimo 3 punti, ma di regola sono 2 nel caso in cui ci siano state penalizzazioni legate a mancati pagamenti. E termina qui questa edizione del TG6, vi ricordo che tutti quanti i servizi che avete visto potete recuperarli on demand sul nostro sito www.tv6.it o sul canale YouTube della nostra emittente. L'informazione torna alle ore 23. Da parte mia un grazie per averci seguito, una buona serata e buona domenica.